Un ritorno amarissimo nella sua Giulianova per Federico Giampaolo con il suo Avezzano che rimedia la terza sconfitta in 4 gare di campionato. Un avvio di stagione negativo per i marsicani che restano anche in virtù della penalizzazione all'ultimo posto in classifica e con all'orizzonte la gara casalinga con la capolista Notaresco. Nell'attesissimo derby del Rubens Fadini la festa è tutta del Giulianova che vince per 2-0 e che conferma l'ottimo avvio di stagione che fa sognare i tifosi. A fare la differenza è stata soprattutto la concretezza locale con Fazzini e Torelli implacabili sotto porta e con invece Pellecchia e soci dall'altra parte, oltremodo sciuponi e imprecisi. Schieramenti annunciati almeno nei moduli ma con qualche sorpresa. Fra i padroni di casa in campo con il 3-5-2 ancora panchina per l'ultimo arrivato Torelli che poi lascerà però il segno, mentre fra gli ospiti schierati con il 4-2-3-1 fuori dall'inizio Menne e soprattutto Cerone. Inedita sfida a distanza tre fratelli Francesco Di Paolo in maglia giallorossa e Federico in forza i marsicani. Caldo al Fadini con circa 1000 spettatori sugli spalti, fra cui una 50ina di tifosi ospiti. Rigorose misure di sicurezza all'esterno dello stadio per via della rivalità esistente fra le due tifoserie. Prime fasi di studio con tanto gioco a centrocampo ma nessuna vera occasione da rete fino al 14esimo quando Deramo chiama al miracolo il portiere di casa con la palla deviata sulla traversa e poi in angolo. Sugli sviluppi del corner sfera a Besana che impegna Shiba che però blocca il pallone. Dopo lo scampato pericolo i ragazzi di Stallone reagiscono al 18esimo del Grosso su punizione chiama Fanti ad una respinta difficoltosa ma al 22esimo arriva il vantaggio dei locali con Fazzini che riceve palla sull'out di sinistra, si accentra e dall'interno dell'area di rigore fulmina Fanti per l'1-0 che fa esplodere il Fadini. Subito il gol la squadra di Giampaolo accusa per qualche istante il colpo rispondendo poi al 26esimo quando Dos Santos su punizione trova ancora la traversa dopo la deviazione decisiva di Shiba. La gara resta aperta e vibrante con i padroni di casa decisi a trovare il raddoppio e marsicani protesi invece alla ricerca del pareggio. Al 31esimo c'è una buona giocata ospite di Alessandro che dalla sinistra crossa in aria per Dos Santos che non controlla però il pallone prima della conclusione dalla parte opposta del bomber giuliese Tozzi Borsoi che trova invece la respinta di Fanti. Fra continui capovolgimenti di fronte si arriva nell'ultima parte di tempo con l'Avezzano vicino al pareggio al 40esimo con Deramo che calcia quasi a colpo sicuro dall'interno dell'area trovando il salvataggio sulla linea di De Fabritis al 44esimo ancora Avezzano con Pellecchia che prova in mezza rovesciata il gol della domenica mandando però il pallone alto. Nella ripresa il tecnico dell'Avezzano Giampaolo opera un triplo cambio e manda in campo di Gianfelice per Tariuk, Bisegna per Bianciardi e Cerone per Deramo. In campo il Giulianova al terzo però a far correre un brivido la difesa biancoverde con Tozzi Borsoi che mette però alto dal limite. L'Avezzano rivisitato dal suo allenatore al sesto con Cerone arriva ad un passo dal raddoppio ma Shiba dice ancora no. Gara sempre aperta e davvero godibile con gli ospiti ancora vicini al pari al 12esimo con una punizione calciata da Bisegna e la palla in area ancora per Cerone che mette però a lato. Primo cambio giuliese al 13esimo con l'ingresso in campo del neoacquisto Torelli per Del Grosso. Sarà la mossa che risolverà la partita per i padroni di casa. Il Giulianova soffre in questo frangente di gara ma colpisce ancora come detto al 14esimo con il neo entrato Torelli che riceve palla in area e sul filo del fuorigioco supera Fanti per il raddoppio dei padroni di casa. Punizione pesante per i biancoverdi ospiti che sotto di due reti riprendono a premere. Al 22esimo ci prova Pellecchia dalla distanza con la palla fuori di poco. Con il trascorrere dei minuti in casa marsicana sembra subentrare un po' di scoramento anche perché al 27esimo Puglielli entra in contatto con Francesco Di Paolo e rimedia il rosso diretto da Bracaccini di Macerata. Si complica così ulteriormente la gara dell'Avezzano sotto di due reti e con un uomo in meno. Al 35esimo ci prova Cerone ma Shiba è attento con il Giulianova che vede così la vittoria sempre più a portata di mano e con il tripudio giuliese al 91esimo per un successo che permette alla squadra del presidente Bartolini di salire a quota 8 in classifica alla vigilia del derby tutto giallorosso di Francavilla. Per l'Avezzano la gara con il Notaresco domenica prossima al De Marsi sarà già un bivio decisivo per la stagione.